Allora, con Francesca Tagliapietra, eccola qui, della nostra S Vicenza, la numero 33. Ma poi perché il numero 33? Ma me lo spiegherai poi. Perché Francesca ha segnato un canestro pesantissimo. Alla fine eravamo sopra di un solo punto a 30 secondi e sapete nel basket cosa può succedere a 30 secondi dalla fine. Tutto. È segnato un canestro da tre e a quel punto Vicenza è andata sopra a pochi secondi dalla fine. Sì. Che emozione, eh? Che emozione ci avete fatto provare. È sempre bello riuscire a dare un contributo alla squadra. Soprattutto visto che in attacco questa sera non ho dato il meglio di me stessa, quindi riuscire a contribuire in qualche modo, soprattutto alla fine, mi ha fatto un sacco piacere. Comunque prima c'è stato un ottimo lavoro da parte di tutte le mie compagne, anche se i primi due quarti siamo partiti un po' sottotono, c'era troppa frenesia eccetera, alla fine siamo comunque riuscite a rimanere sempre sotto, sempre lì, siamo andate sopra, siamo andate sotto, ma comunque sempre comunque vicino come punteggio a Bolzano, che ha fatto un'ottima partita. E poi niente, alla fine il giusto passaggio e il momento giusto ci ha permesso insomma di riuscire ad aumentare il divario e di portare a casa questa partita, che era molto importante. Era molto importante, sì, perché è un momento difficile per tutti, certo. Un po' per questo ritorno dell'epidemia da Covid. Sì, un po' è stato stranissimo giocare senza il pubblico. Giocare senza pubblico è veramente strano, ma spiegaci perché il numero 33, eccolo lì, il numero 33. In realtà è molto breve la storia, ho sempre giocato sin da piccolina, dalla prima elementare, col numero 33. E visto che sono rientrata in Italia da un paio d'anni ed era come ritornare a casa, ritornare alle origini, e era disponibile finalmente e quindi ho detto dai, giochiamo col 33 che mi ha sempre portato fortuna ai giovanili, chissà che porti fortuna anche quest'anno. Quindi dai, il momento sta andando bene, sono contenta e chissà che continui così. Evviva la S Vicenza, la gloriosa S Vicenza, perché sai dove era arrivata la S Vicenza. Certo. No? Eccola. Bene. Assolutamente. Grazie alla nostra Grazie guardia, Francesca Tagliapietra. Grazie. Che ci ha risolto la vita a 30 secondi dalla fine del match. Ciao. Grazie. Ciao.